Allora Luzio, ho visto questa sera tra le varie notizie, molte inutili, molte guarda, non le guardo più, però una che mi ha colpito è che... Cosa stai facendo, scusa? Sto comunicando con i miei telespettatori, scusi, devo comunicare con lei. Sì, no, sì. Vabbè, perché sto guardando la strada, ma ho avuto un brutto incidente. Vabbè, sì. Vengo alla notizia, dopo tu mi dici se ti interessa oppure no. Allora, ti ascolto. Vedo, no, non so come portela questa. Ecco, vedo la notizia della Sara Tommasi, ecco. Che ormai ogni giorno ne fa una delle sue, quindi niente di strano, no? Però l'ultima mi sembra abbastanza inquietante. È una bella donna. Su questo sono assolutamente d'accordo con te. Allora, proprio perché è una l'ho gran bella conosciuta. Donna. Ma va? In senso biblico? Nel bagno. Nel bagno. Nel bagno. Eh sì, nuda, era. Mi si è presentata a casa. Ah, tu conosci la Tommasi? Yes. Vabbè, ti dico cosa allora, sai cosa è successo? È un bel seno, eh? Sì, questo l'ho visto anch'io in varie dove? Riviste. Davanti, sul petto. No, il logo. Televisione? No, era un calendario. Calendario. Era un calendario e una pubblicità di Luigi Marra. Per me ho utilizzato Adobe Photoshop. È un po' vecchiotto, ma quello mi sa che l'ha. Guarda che anche lei c'era di 30 anni, l'ha portato a. Ma io l'ho vista in bagno a casa mia. E c'ha quel seno con quelle attimino rotondità davanti, okay. E rientranze laterali. Sì, che la rendono un po' così. Sì, i seni sono fatti così di solito. C'hanno una no, di solito è champagne. Sì. Che sta nella coppa. Va bene. Definito ascolta, ti dico, sai cosa ha fatto oggi la tua amica, quindi che la conosci, Sara Tommasi o no? Che cosa? Non lo sai, allora te lo comunico io. Oggi, credo stamattina, ieri sera, non lo so, credo ieri sera, si è spogliata ignuda. Dove? A Roma e si è tuffata nella fontana di Trevi. Non è! Ha nuotato un po', poi è emersa e sono arrivati i carabinieri. Quella vasca di chi era? Sarà del comune di Roma, non lo so io di chi sarà. No! Te lo non hai visto il film? Oh. No, il video non c'è, infatti ti chiedevo se te la conosci, se sai dove certo. C'è il video, se sai se è vera questa cosa, certo. Cosa ne pensi, cioè dopo ti dico la mia, però. Io l'ho messa in vendita quella fontana, ok? Quella che la chiamo vasca, che è una vasca che ho ereditato dai miei avi nobili, ok? Io l'ho messa in vendita, però logicamente io ci prendo una rendita con le monetine. Ancora non sono riuscito a fare la transazione. Non trovi l'acquirente. E allora mi sei venuta Sara Tommasi quell'altro giorno, che come appena citato te, e gli ho fatto fare un bagno gratis, insomma. Io però mi ha fatto vedere un po' le forme. Ma è all'aperto sta vasca, lo sai? Lo so. C'era gente intorno. Lo vuoi comprare? No, io vorrei sapere, no, non, perché non ho i. C'è e se avessi la disponibilità è non un morto di fame. Non la no, comunque se avessi i soldi non comprerei la Fontana dei Trevi, quello vabbè. Sicuro. Magari comprerei la Sara Tommasi. Sì. Io la Sara Tommasi l'ho presa un attimino tra la vasca e allora, un attimino ha fatto anche il risalto economico. Facci vedere tutti quanti. La Sara Tommasi ha fatto la bagno nuda in pubblico a... Sì, gentile concessione mia naturalmente. No, vabbè, più che altro anche concessione sua nei confronti della platea, insomma. Certo, che è quelli che tirano le monetine della mia bella vaschetta, che dopo c'è il tipo che con rastrello raccoglie. E questo magari ti interessa solo a te, non so se interessa ai telespettatori. Vabbè. Io quello che vorrei sapere è perché la Tommasi coglie ogni occasione per andare in nuda con le tette all'aria, è questo che vorrei capire. Vabbè, lì apro solo l'ispirazione. E un attimino, sai, è bella la mia vasca. Te l'hai vista? La vasca? L'argomento non è la tua vasca. No, capito. L'argomento capito. È Sara Tommasi nuda nel mondo. Mamma mia, questo Sara Tommasi nuda nel mondo. Lo io so. Io vorrei sapere perché questa ragazza di 30 anni, laureata col massimo dei voti alla Bocconi, ecco. Va in giro ignuda e ogni occasione è buona per far vedere le tette. Nel mio caso te l'ho detto. Io devo monetizzare la fontana. Quindi te l'hai usata come attrattiva per i turisti per far venire le monete. Ma lei gli piace posare nudo, come lei sa. Allora, sì, ma se farà pagare anche, credo. Cioè, lo farà con ha fatto pubblicità alla mia fontana, poi un giorno vedremo se potrò dargli una mano. Vabbè, allora, qui stiamo un po' sviando. Allora, io vorrei sapere una cosa. Adesso, dimentichiamoci un attimo della fontana. Focalizziamoci un attimo sul tema del video che era Sara Tommasi, dalle belle tette, come hai detto tu. C'ho la fontana. Laureata anche alla Bocconi. C'ho la fontana, ragazzi, la volete comprare? Allora, io vorrei sapere... Lui non la compra, eh? Questa Sara Tommasi nuda. Perché è sempre ignuda in giro nella mamma mia, che cosa, ma guarda la motivazione che... per cui è ignuda. Io voglio sapere perché va in giro nuda. Oh. Perché no, io ti posso assicurare... Mi piace questo immergersi nella natura. Nella natura a Roma, natura ce n'è poca a Roma. Lo so, però la mia fontana è natura vivente.
Sì, ma no, allora non lo fa solo nella tua fontana, lo fa nei film del De Marra, lo fa nelle pubblicità, lo fa nelle convention, lo fa dappertutto. Io l'ho presa per poco. Questo non lo volevo dire. Però Marra non lo so. Cioè, io non vorrei darti una brutta notizia, ma non siamo concentrati né su di te né sulla tua fontana, per quanto bellissima. Ho capito, ma... perché ci ha fatto la bagno anche la Ekberg, per dire, qualche anno fa. Vabbè, io vorrei sapere perché la quella era il mio trisimondo. Allora, cioè, te la metto più io semplice. Sono giovane, te la faccio più semplice. Te la faccio più semplice. Perché una ragazza laureata alla Bocconi, di cui non farò il nome, di 30 anni, quindi anche un po' grande. Chi è Sara Tomasi? Bravo, bravo, vedi che sei furbo, no. Sì, vedi che mi stai a sentire quando ti metto l'inghippo. Io mi chiedo perché è sempre nuda in giro, perché? Perché? È nuda in giro, infatti la prenderei, che farei un testimonial a sto punto. Mi fai venire. Siccome mi è costata poco, glielo dico, adesso gli telefono. Se mi ci viene tutti i giorni a fare bagnolosi, perché in effetti questo gli piace, sta nuda sempre. Ma io allora... bene, bene, guarda, ci stiamo avvicinando a questo punto. Allora, mettono le tu bollettine. Dici che gli piace a lei o ci guadagna andare in giro in nuda? È questo che vorrei capire, capisci? Io penso che qualcosina gli tornerà indietro, logicamente. Cioè, sempre che qualcuno se la guarda. Quindi lei, diciamo che sta vendendo se stessa, in un certo senso. Sì, dopo io ho il contamonetine. E vedo le monetine si aumentano. Lei è in giro nuda perché lei vende il servizio di se sì, però come se è venduto poco, perché se le monetine meno mi aumentano sulla vaschetta, io gli do un poco. Ah, è a cottimo praticamente, la paghi solo se le monetine aumentano. Interessante. E cosa devo fare? Se no perdevo l'Ekberg, e con il mio tesauro. Che gli ho dato i quadrini senza vedere se arrivavano le monetine. Ma lui era anche un po' più, sai, di quella generazione, non questa qua un po' arrivista, questi giovani così un po' che devono fare cose. Lui era più tranquillo e diceva, vabbè, ma lei che è buona, è una bella donna, famoglielo fare, la pago perché mi piace, è giovane l'Ekberg. Adesso ci avrà 70 anni l'Ekberg, ma anche la storia. No, era giovane all'epoca, ma non l'ha fatta lei. Quanti anni ci aveva? Non ce la voglio, mi puzza. Chi? L'Ekberg, ma guarda che anche la Tomasi non è che è un fiore, c'ha 30 passa anni. Ma ancora la voglio! La voglio. E almeno dice lei, io te devo vedere. Quindi però, scusa per concludere, allora, questa Sara Tomasi va in giro in nuda perché le conviene, perché lei, lei vende il servizio di se stessa nuda praticamente. Vabbè, farà quello che vuole, insomma. Ma sì. No, è una domanda, non ho detto che non lo deve fare. No, vabbè, se può anche reinventare, Oggi ha fatto delle tette, ma magari dopo c'è qualche regista che la prenderà, a fare l'opinionista dell'amica del sabato. Che io sappia, non ha fatto vedere solo le tette, e non è la prima volta che mi fa vedere solo le tette. Mi faccia diventare un po' volgare, dai. No, allora abbiamo visto qualcosina in più. Sono contento. Per il mondo di quelli della Fontana del Trevi, venite, che mi aspetta. Quindi tu sei favorevole, quindi capirai se l'hai sondata tu, sarai favorevole. Non l'ho sondata, ho fatto una partnership io, Sara. E quindi non sei contrario a lei che vada in giro nuda? No, lei faccia quello che vuole, insomma. Ah, ho capito. E il comune senso del pudore, dove lo mettiamo? Qual è il comune? Il comune. Quello è il comune di Roma, eh? Del pudore, no, il comune in generale, vale per tutti i comuni. Ah, pensavo che senza pudore era un comune. No, provincia, fa nazione. Fa nazione. A livello nazionale, è una legge nazionale questa. Ah, è una legge nazionale. Tu non puoi andare in giro nudo in Italia, una legge. Dove lo posso leggere? Qua. È sul codice penale. Non ce l'hai? Credo, non vorrei dire una sciocchezza. Sta preoccupata sta cosa. Tu sei d'accordo che lei, cioè non hai niente in contrario che lei vada in giro nudo? No, adesso vabbè. Naturalmente. Se proprio è, possiamo dare questo risalto. Allora, Sara, senza che ti telefono risparmio, sai come devo vendere ancora la fontana del Trevi. Se vuoi rimanere altri giorni a fare dei bei bagnetti, come sai fare tu, con la tua voglia matta del tuo sentire, il tuo corpo che ti attraversa con l'acqua e sai, senza tanti costumi, e a me mi va bene. Dopo lui lo chiama senza pudore, io senza costume, io si può chiamare in tante maniere. Questa morale del senza costume mi piace, insomma. Lui gli piace quella senza pudore, insomma. Posso fare una domanda? Dietro senza pudore? Sì, posso fare una domanda? Il comune di Roma. Posso fare una domanda? Dica. Perché tu sei ben dentro il video e invece io sono tagliato a metà di faccia? In effetti è vero. È una cosa strana. Ma perché forse devo vendere la fontana del Trevi? L'effetto della no, questo sì. No, io un po' un celebro leso io. Ascolta, con le mani. Ma se io te do indietro a te, no? Posso prendere la Sara Tomasi al posto tuo come spalla nei video? Una volta, un video. Posso fare un video con la Sara Tomasi? Te dici sì. Si può fare? Ma si potrebbe anche fare, anche vestita, poi dopo casmai
Chi la vuoi vestita? Ma dopo casomai se proprio serve la spoglio io. Ma dopo ci si mette d'accordo dopo. Cioè intanto portamola, poi dopo sono capace a slacciare. Ho capito, ma adesso è arrivata da me. E tu lo devi dire. Te l'hai usata, adesso fammela usare a me. Tu l'hai usata per la fontana, io l'ho usata per altre cose. Cioè io ci avrei in mente, invece che fare la bagno nella fontana di Trevi, io con la Tomasi ci avrei in mente di studiare certe cose di economia con lei. Siccome è laureata. Fai i calcoli economici. Laureata Bocconi. Ah, sì, sì. Marketing. Interessante. Dicono che è una forza della natura. A me quello, guarda, te lo lascia tutto. Anzi, possiamo fare una suddivisione di beni, come faceva Gesù. Tenete qui i calcoli economici con la Sara e te li fai dove ti pare, noi in Fontana di Trevi. No, no, io non trovo gratis. E basta una normale camera d'albergo. Poi se lei fa quel che gli pare, con lei fa. Io la Fontana di Trevi gratis, non te la do. La Sara Tomasi, men che meno. Nel senso che gliela do e naturalmente finché mi vedo che arrivano le monetine e le conto che so di più del giorno prima che lei non è mai venuta, riscontro oggettivamente sì che è piaciuta la cosa perché e fa esprimere i sogni potenzialmente in maniera maggiore della persona che lancia la monetina, non la lancia più dei 10 centesimi, ma cosa risalto io? Me lancia le monetine da 50. Allora mi viene un dubbio. Dico, cazzo, l'acqua è diventata benedetta per la gente, per i sogni, perché ha visto un bel sogno realizzarsi con sta Sara Tommasi. Cioè, potenzialmente che si può realizzare con Sara Tommasi. E allora dico, va bene, Sara Tommasi potrà anche diventare la mia testimonial. Proprio senza fare la tua ripetuta, lunga. E arriviamo al dunque, qual è la morale della favola? Beh, io lunga nel senso che dopo non ti tiro più le monete. No, lunga il video, dico, qual è la morale della favola allora di Sara Tommasi? Io... Che dovrei telefonare a quello del rastrello stasera. Questa è la morale? Sì. Ecco, se avanza un po' dei soldi, casomai la paghiamo un'altra volta per fargli fare qualcos'altro. Sì, ma noi calcoli economici. Penso... La Sara Tomasi fa un video di economia sul canale TV. Oh. Cazzo, roba grossa. Va bene. Se può fare, quanto ci costa? Ce l'ha l'occhiale da solo da Busmavers. Mezz'ora di Sara Tomasi su Opinione di Luzio. Mezz'ora di Sara Tomasi. Ci siamo usati 12 minuti adesso. Basta, abbiamo avuto abbastanza. Ok, ragazzi, Sara Tomasi, la volete o non la volete? Se la portate di Trevi? Se lo chiede, questa, la chiedete, la portiamo ancora oppure no? Anche qui c'è un contadino. Bisognerà. Ascolta un attimo, fermi un attimo. Se la vogliono, però i telespettatori. Deve aumentare di più il contavisite qui e meno le contamolettine di Fontana di Trevi, così fai i calcoli economici con lui. Apriamo una sottoscrizione, perché non è che potremmo sempre solo noi. Sì, vabbè, se c'è più. Se vedo che il numerino è più alto qui che sulla Fontana di Trevi domani mattina, già ti dico, forse te la porto e fai i calcoli economici. Perché io non la voglio più. Bene. Però penso che avrei le tue difficoltà, Io penso che se domani mattina telefono, anche stasera, il rastrelliere mi dice robe grosse. Comunque a voi poter risolvere questo dubbio. E mi raccomando, non taroccate il contatore. E dopo prendete in giro che è uno dei più grandi youtubers, perché avete fatto il proxy, il proxa, e il fic, il fike. Piccina, piccina metta. Ciao Tom Mix. E va bene ragazzi, e qui Fontana di Trevi che vi sta parlando. Ciao telespettatori del canale Opinione di Luzio e ciao soprattutto Sara Tommasi, che mi fa piacere salutare. Chissà. Un saluto speciale a Sara. Io amo la Fontana di Trevi, forse. Arrivederci ragazzi. Senti soddisfatto?